2021 continua. Ci troviamo allo stand della Calerm, un'azienda cinese che è presente in tutto il mondo, e siamo in compagnia del responsabile commerciale per l'Europa, Mauro Manunta. Mauro, benvenuto. Grazie Fabio, ciao di essere venuto a trovarci. Ti voglio raccontare un po' di Calerm. Calerm è un'azienda cinese che nasce nel 2011 in un piccolo stabilimento e oggi è cresciuta tanto, siamo arrivati a 11.000 metri quadri e produciamo circa 40.000 macchine l'anno. Diciamo che guardando prima la vostra presentazione io ho visto che l'azienda è nata proprio appunto in uno sgabuzzino, 100 metri quadri. È vero, con tanta passione siamo cresciuti, abbiamo fatto sempre nuovi modelli e oggi siamo anche in grado di presentare, tra le varie cose, la IoT, quindi macchine con il controllo remoto di qualsiasi informazione, possiamo programmarle, monitorarle, dare assistenza e soprattutto dare un ottimo caffè. Le nostre macchine hanno di importante il gruppo, che può fare caffè utilizzando dai 7 ai 14 grammi, e la nuova macchina che presentiamo qui, il modello X, addirittura da 5 a 16 grammi. Il modello X che vedete qui alle mie spalle, come vedete, è dotato di due macina dosatori innovativi che riescono a produrre 2 grammi al secondo di caffè macinato, quindi dando la possibilità di fare delle bevande molto velocemente. La macchina è dotata anche di due solubili, cioccolato e latte. E la macchina può essere sia collegata alla rete idrica che lavorare in autonomo, è già configurata per i sistemi di pagamento, quindi con MDB, oltre, come ho già detto prima, alla telemetria, quindi alla IoT, quindi alla possibilità di essere controllata in remoto. Può essere controllata in modalità bidirezionale, perché dialoga con la stazione di test, è così? Esatto Fabio, può essere collegata sia in wireless sia con 4G, quindi con una SIM machine to machine, in maniera molto semplice. Ora stiamo realizzando una piattaforma anche qua in Europa, perché attualmente stiamo utilizzando la piattaforma cinese, ma giustamente per dare un supporto anche ai clienti europei abbiamo pensato di ampliarla e attivarne duplicarla in Europa. Mauro, i modelli che esponete sono tanti e hanno tante funzioni combinate. Sono anche abbastanza economiche, perché mi raccontavi un po' quelli che sono i prezzi al pubblico e ai rivenditori. Voi siete qui per presentare le macchine per la prima volta in Italia e per iniziare a collaborare con dei distributori? Allora Fabio, noi da alcuni anni già collaboriamo con anche altre società italiane a cui diamo dei prodotti con il loro marchio oppure che abbiamo prodotto conto terzi. L'occasione di questa fiera è per farci conoscere anche ai torrefattori italiani e questa è proprio una grande opportunità, stanno venendo e sono molto interessati. Ora decideremo come affrontare il mercato, se fornire direttamente dalla Cina o se riuscire a dare anche un supporto dall'Italia, aprendo anche un magazzino per le piccole quantità. E allora, per chiunque desideri avere maggiori informazioni sui prodotti, su eventuali rapporti commerciali da andare a intraprendere, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Potete andare sul sito di Calerm direttamente, scrivere in sede. Naturalmente poi le mail verranno girate qui da noi, oppure anche chiamare direttamente al mio numero di cellulare senza nessun problema. Molti di voi mi conoscono, quindi non c'è problema. Grazie Mauro per il prezioso contributo. Noi continuiamo con altre novità qui a Host 2021, la fiera della ripartenza. Grazie Fabio della visita e grazie a tutti voi. Vi aspetto.